Buongiorno a tutti e benvenuti alla decima edizione dell'Infiorata di Lupanieri. Anche quest'anno abbiamo voluto rinnovare questa esperienza coinvolgendo le scuole superiori e l'Istituto Comprensivo Polo 1 di Galatone, in particolare la Scuola Superiore IIS Enrico Medi. E noi come associazione quest'anno abbiamo lanciato il tema sulla donna. Visto tutti, diciamo, queste continue notizie, insomma, negative sulla figura della donna. E quest'anno abbiamo pensato di prendere il 33° canto del Paradiso, il Cantico di San Bernardo, dove San Bernardo dice della Madonna: Donna, sei tanto grande e tanto vali, proprio per sottolineare la completezza della figura femminile e l'importanza della figura femminile. E proprio come donna in quanto tale, quindi quest'anno faremo proprio un excursus di figure femminili. Infatti, troveremo alla fine della manifestazione metteremo delle immagini di donne famose o comunque importanti che hanno realizzato un aspetto della poliedrica figura della donna, quindi c'è l'aspetto del dono, l'aspetto dell'emancipazione, l'aspetto dell'impegno, quello della intraprendenza, quello della forza, quello della dolcezza, quello dell'amore. E niente, insomma, ecco, questo è quello che volevamo manifestare quest'anno, proprio per far riflettere sia cioè l'opinione pubblica su questo tema molto molto attuale. E quindi vi auguriamo una buona visione e speriamo di rivederci l'anno prossimo. L'Infiorata 2018 è dedicata alla donna, la donna così come indicata nel 33° canto del Paradiso, dove San Bernardo di Chiaravalle si rivolgeva alla donna per eccellenza, alla madre di tutti gli uomini, alla Madonna. Nella nostra rappresentazione abbiamo voluto raffigurare al centro una donna racchiusa su se stessa, avvolta da delle morbide ali, e queste ali rappresentano un po' la centralità di tutta la rappresentazione, perché con il colore bianco abbiamo voluto rappresentare la gentilezza, la maternità, la sensibilità che rendono la donna una figura particolarmente magnifica. Con il rosso, con il colore rosso, invece abbiamo voluto sottolineare le sofferenze a cui la donna è sottoposta da sempre nella storia, nel passato e purtroppo anche nel presente. Tuttavia, non c'è fuoco che riesca a bruciare queste ali. La donna è vita, genera vita e vuole vita. Da essa, da lei, possono nascere soltanto amore e pace. Salve a tutti, ci troviamo ancora per un anno in questo magnifico contesto e indubbiamente oltre all'aspetto artistico, culturale, soprattutto della tradizione che ogni anno si ripete in questa bellissima chiesa, c'è da sottolineare senz'altro il senso della comunità, dell'appartenenza. È bellissimo vedere l'alleanza che si crea tra tutti i componenti della comunità scolastica. Abbiamo studenti, abbiamo i docenti, abbiamo genitori, abbiamo i nonni addirittura, quindi ecco, noi crediamo in questa alleanza, pensiamo che sia veramente alla base di ogni educazione, di ogni formazione dei nostri ragazzi. E quindi ben venga l'Infiorata di Lupanieri e grazie davvero a tutta questa magnifica comunità scolastica e soprattutto cittadina. Buongiorno a tutti, anche quest'anno per la decima edizione siamo in Chiesa Madre con un gruppo quest'anno foltissimo di ragazzi, anche la prima esperienza con cui abbiamo voluto rappresentare il tema. Il tema di quest'anno è Donna, sei tanto grande e tanto vali. E i nostri ragazzi hanno pensato per meglio rappresentare il valore intrinseco della donna con le sue capacità e con quello che apporta nella società di rappresentare quattro donne. La donna africana che lavora ed è madre, la donna
islamica che col suo burqa ha la difficoltà e col volto piangente ha la difficoltà di non potersi esprimere al meglio, la donna orientale che ha una cultura completamente diversa dalla nostra ma che comunque è essenziale nella comunità, e poi la donna evoluta, una donna giovane, moderna, infatti il tatuaggio rappresenta proprio i nostri giorni. Il tutto per appunto celebrare la donna nella giornata che oggi ci vede qui protagonisti in Chiesa Madre. Il canto è un canto che è rivolto alla Madonna, questi quattro volti vorrebbero racchiudere tutto quello che la Madonna in sé ha. Speriamo di riuscirci, perché il bozzetto è difficile, ma siamo certi di poter vivere una bellissima giornata. Grazie come ogni anno, grazie a Mauro, grazie alla Postilla che ci dà sempre il tempo e lo spazio per essere presenti. Buona giornata a tutti.